Buona giornata, buonasera, buongiorno un po' a tutti quelli che si sono collegati a questo nostro incontro del giovedì in questa quaresima. E allora, in questo incontro vorrei parlare di una delle opere quaresimali, che fra l'altro Papa Francesco ha indicato quest'argomento come l'argomento che deve caratterizzare un po' tutto quest'anno 2024 in preparazione all'anno santo 2025. E penso che anche voi abbiate capito di quale argomento si tratta, vi do la possibilità di vedere il mio schermo, ok? E l'argomento è la preghiera. Sappiamo che è una delle opere quaresimali indicate appunto anche da nostro Signore nel Vangelo, quando ci dice appunto che il periodo della penitenza, il periodo della conversione, il periodo della quaresima deve essere caratterizzato anzitutto dalla disponibilità nostra al pregare. E allora, la Quaresima è un tempo privilegiato per la preghiera. Naturalmente la preghiera noi la dobbiamo attuare e la possiamo attuare tutto l'anno, ma certo è che la Quaresima è un tempo privilegiato per questo. Sant'Agostino anche l'afferma già 1600-1700 anni fa. La nostra preghiera, fatta in umiltà e carità, nel digiuno e nell'elemosina, sono le tre opere quaresimali indicate appunto dal Vangelo proprio per vivere meglio la quaresima. Nella temperanza e nel perdono delle offese, dando cose buone e non restituendo quelle cattive, allontanandosi dal male, e facendo il bene, cerca la pace e la consegue. Il sermone 2206, terza, sulla Quaresima. Vedete come qui Sant'Agostino concentri in poche righe sia le tre opere che caratterizzano il tempo quaresimale e su cui abbiamo riflettuto nella precedente catechesi, la preghiera, il digiuno e l'elemosina, che sono interconnesse. E però qui anche evidenzia, ad esempio, la virtù della temperanza, il perdono delle offese, il dare cose buone e non restituire quelle cattive, allontanandosi dal male, dal peccato e facendo il bene. Cerca la pace e la consegue. Dunque, se noi mettiamo in opera, in atto un po' queste cose, direi che stiamo vivendo ben bene la Quaresima. La Chiesa sa che per la nostra debolezza è faticoso fare silenzio per mettersi davanti a Dio e prendere consapevolezza della nostra condizione di creature che dipendono da Lui. Far silenzio in un mondo così vorticoso, in cui effettivamente c'è un continuo correre, un essere travolti dal fare, dal fare, dal fare, mettersi, trovare dei momenti per mettersi davanti a Dio è veramente faticoso, però non è impossibile. E poi anche l'altro aspetto che qui viene evidenziato è prendere consapevolezza del nostro essere creature. Creatura significa e richiama il creatore, da cui la creatura dipende, viene dall'amore però di questo creatore. E di peccatori anche bisognosi del suo amore. La situazione di creatura, la situazione di peccatore che ricerca il perdono, che ricerca l'amore misericordioso del Padre,
avevano caratterizzato un po' anche questo tempo della Quaresima. Per questo in Quaresima invita la Chiesa ad una preghiera più fedele ed intensa e ad una prolungata meditazione sulla parola di Dio. Meditare sulla parola di Dio è già anche preghiera, perché diventa anche un porsi nella luce di Dio e riconoscersi peccatori indegni di questa parola e nello stesso tempo anche chiedere il suo aiuto per mettere in pratica questa parola. San Giovanni Crisostomo esorta così: abbellisci la tua casa di modestia e umiltà con la pratica della preghiera. Certo, se non c'hai la modestia e non c'hai l'umiltà, certamente non pregherai. Perché? Perché si possa pregare occorre appunto tanta umiltà, tanta modestia. Rendi splendida la tua abitazione con la luce della giustizia. Abbellisci la tua casa, che è la casa della tua vita, che è la tua anima, la tua interiorità, il tuo essere persona. Rendi splendida il tuo essere persona con la luce della giustizia. Orna le sue pareti con le opere buone, come di una patina d'oro puro, e al posto dei muri e delle pietre preziose, colloca la fede e la soprannaturale magnanimità. Quindi ecco, è bello anche immaginare un po' se stessi come una casa. E allora non solo ornare l'esterno con un bel vestito, con un atteggiamento degno anche di una persona attenta, disponibile, nobile, ma soprattutto è l'interiorità. Adorna la tua anima con la fede, con la carità, con la preghiera. E aggiunge ancora, ponendo sopra ogni cosa, in alto sul fastigio, la preghiera a decoro di tutto il complesso. Poi sono necessarie tutte le virtù, e ce ne sono tante, non solo le virtù teologali, non solo le virtù cardinali, ma anche quelle derivate. E però al di sopra, ecco, complesso delle tue virtù. Con la preghiera così prepari per il Signore una degna dimora, così lo accogli in splendida reggia. Egli ti concederà di trasformare la tua anima in tempio della sua presenza. L'omelia sesta sulla preghiera. Ti è stata citata questa omelia nel mercoledì delle Ceneri, il 9 marzo 2011, da Papa Benedetto in occasione dell'udienza generale nell'Aula Paolo VI. E quindi abbiamo anche l'avallo del Papa Benedetto XVI, per evidenziare l'importanza di questa preghiera. Quando preghiamo, risuona in noi con la voce dello Spirito Santo l'appello alla conversione. Ecco perché in Quaresima veramente dobbiamo dedicare ancor più tempo, ancor maggiore disponibilità alla preghiera. L'appello di Cristo alla conversione, ci dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, continua a risuonare nella vita dei cristiani durante tutto l'anno. L'appello alla conversione e riguarda ogni essere, ogni fedele, perché abbiamo tutti bisogno di convertirci. E questo è un cammino permanente di distacco dal peccato e di impegno nel fare il bene, nel compiere il bene. Sono questi due aspetti che in fondo si richiamano a vicenda: distaccarsi, allontanarsi, rinunciare al peccato
e vivere della vita nuova dei figli di Dio. È un impegno continuo e per tutti, per tutta la Chiesa, che comprende nel suo seno i peccatori e che è santa anche insieme, sempre bisognosa di purificazione. Incessantemente si applica alla penitenza e al suo rinnovamento. E aggiunge ancora, questo sforzo di conversione non è soltanto un'opera umana, non è frutto solo del nostro impegno, ma è il dinamismo del cuore contrito, il Salmo 51,19, attratto e mosso dalla grazia di Dio, a rispondere all'amore misericordioso di Dio che ci ha amati per primo. Il numero 1428 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi ecco, è il dinamismo di questo cuore che risponde anzitutto e prima di tutto a un amore di Dio che ti ama per primo, che ci ama per primo. E noi accogliamo e rispondiamo e usiamo anche questa capacità di amare che lui ci ha donato nel momento appunto del nostro concepimento. Quando appunto ci ha donato l'anima e che ci consente appunto di essere a sua immagine e somiglianza e quindi essere capaci di dialogare con lui nella preghiera. San Cipriano, vescovo martire, scrive: Cristo, fra tutti gli altri suoi ammonimenti e di precetti con i quali venne in aiuto al suo popolo per la salvezza, diede anche la norma della preghiera, ci suggerì e insegnò quel che si doveva domandare. E aggiunge, colui che ha dato la vita, ha insegnato anche a pregare. Con la stessa benevolenza con la quale si è degnato di dare e fornire tutto il resto. Insegnaci a pregare. Con la stessa benevolenza con la quale lui ci ha anche fornito tutto il resto. Ci ha dato se stesso, ci ha dato la sua stessa vita, è morto ed è risorto per noi. E ciò perché parlando noi al Padre con la supplica e l'orazione che il Figlio insegnò, fossimo più facilmente ascoltati. Ci ha insegnato a pregare. Insegnaci a pregare. Questo è anche il tema, l'argomento che ho scelto per i prossimi esercizi spirituali che inizieranno lunedì prossimo, dal 4 all'8 marzo. E come tema avranno proprio la preghiera, accogliendo proprio anche l'invito che Papa Francesco ci ha rivolto perché durante tutto quest'anno riflettiamo, meditiamo sulla preghiera e soprattutto poi diveniamo capaci di attuare la preghiera, di pregare di più, in vista, preparandoci così appunto all'anno santo 2025, l'anno prossimo. E anche allora, e noi anche in questi esercizi spirituali che saranno online, penso che abbiate ricevuto un po' tutti quanti un'email in cui vi si indica il link per potersi iscrivere, per poter partecipare naturalmente gratuitamente a queste meditazioni. Ne abbiamo stabilito due meditazioni al giorno. Una alle 11 del mattino e una alle 18:30. E si è fatto anche, ho voluto che si facesse anche una inchiesta, una specie di intervista, sempre online, per sapere quali fossero gli orari migliori, soprattutto per il mattino.
E le indicazioni sono state diverse, chi ha detto che era meglio alle 8, chi alle 9, chi alle 10, chi a mezzogiorno. E però un certo numero, mi sembra anche abbastanza così maggioritario, ha indicato un po' verso le 11. E allora ho deciso appunto che la meditazione del mattino sarà alle 11 e poi quella del pomeriggio sarà alle 18:30. Avremo così anche la possibilità, oltre all'incontro di questa sera, di riflettere e di approfondire un po' questo tema della preghiera e soprattutto anche le molte obiezioni che vengono rivolte alla preghiera. E avremo modo appunto anche di capire un po' di più quanto sia importante il pregare, ma anche il come pregare. Ascoltando anche il Signore Gesù con quel insegnaci a pregare. Aveva già predetto che sarebbe venuta l'ora in cui i veri adoratori avrebbero adorato il Padre in spirito e verità. Ed egli adempì la promessa, perché noi, ricevendo dalla sua santificazione lo spirito e la verità, adorassimo veramente e spiritualmente in grazia del suo dono. Qui già si presenta l'aspetto della preghiera come adorazione, in risposta della grazia del suo dono. Non potremmo fare questo se non avessimo ricevuto da lui la capacità, appunto, di adorarlo in risposta al grande dono che lui ci fa, che è il dono appunto dell'essere in dialogo con noi e di poterci ascoltare e poterci anche, se questo rientra nella sua volontà, di esaudirci. Quale orazione infatti può essere più spirituale di quella che ci è stata data dal Cristo, dal quale ci è stato mandato anche lo Spirito Santo? Noi preghiamo grazie all'aiuto, alla presenza in noi dello Spirito Santo. Non potremmo dire Abba, Padre, se non in virtù del fatto che ci è stato donato lo Spirito Santo, che ci, attraverso il battesimo, ci ha resi figli del Padre, figli di Dio. Quale preghiera al Padre può essere più vera di quella che è stata proferita dalla bocca del Figlio, che è verità? Pregare diversamente da quello che Egli ci ha insegnato non sarebbe soltanto ignoranza, ma anche colpa. Staccandoci da Lui sarebbe certo un'ignoranza, ma anche colpa. Avendo Egli stesso affermato: respingete il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Dobbiamo porci un po' anche, ce lo porremo settimana prossima nelle nostre meditazioni, cosa il Signore ci insegna, quando appunto anche dal suo modo di pregare possiamo imparare. Ma lui anche ha dato degli ottimi suggerimenti sulla preghiera e dovremo anche noi forse imparare un po' di più, anche se siamo adulti, anche se siamo su in età, però c'è sempre da imparare, anche sotto l'aspetto del pregare. Preghiamo dunque, fratelli, come Dio, nostro maestro, ci ha insegnato. È preghiera amica e familiare pregare Dio con le sue parole. Far salire ai suoi orecchi la preghiera di Cristo, quella che Cristo ci ha insegnato. Riconosca il Padre le parole del Figlio suo quando preghiamo. Egli che abita dentro il nostro cuore sia anche nella nostra voce. Bello questo anche, che sia un tutt'uno, quello che sentiamo, quello che pensiamo, quello che diciamo, quello che amiamo e quello che esprimiamo
con la nostra voce e anche e soprattutto con la nostra vita. Che ci sia una sintonia, il che la sintonia perfetta non sarà mai, però almeno che ci avviciniamo a questo ideale, a questa perfezione. E poiché è nostro avvocato presso il Padre, usiamo le parole del nostro avvocato quando, come peccatori, supplichiamo per i nostri peccati. Se egli ha detto che qualunque cosa chiederemo al Padre nel suo nome ci sarà data, impetreremo più efficacemente quel che domandiamo in nome di Cristo, se lo domanderemo con la sua preghiera. Dal trattato quindi sul Padre nostro, come possiamo aver capito, che è appunto questo trattato su questa preghiera che Gesù ci ha insegnato. C'è ora un po' e vorrei anche solo richiamare questo messaggio, una parte di questo messaggio, per la 54esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali che il Papa ha indirizzato a tutta l'umanità. Il 24 gennaio 2020. E lui ci sono in questo messaggio alcuni riferimenti alla preghiera e la presenta la preghiera come un raccontarsi a Dio. Vediamo. Raccontare a Dio la nostra storia, ci dice Papa Francesco. Non è mai inutile. Anche se la cronaca degli eventi rimane invariata, cambiano il senso e la prospettiva. La cronaca sì, mai è quella, però il senso e la prospettiva possono cambiare se raccontiamo a Dio la nostra vita. Raccontarsi al Signore è entrare nel suo sguardo di amore compassionevole. Guardo di amore. Lui guarda me, io guardo lui. Verso di noi e verso gli altri. A lui possiamo narrare le storie che viviamo. Raccontiamo a Dio un po' la storia che viviamo. Portare le persone, parlando a Dio delle persone che ci sono care e che magari anche ci preoccupano. Affidare le varie situazioni che viviamo. Con Lui possiamo riannodare il tessuto della vita, ricucendo le rotture e gli strappi. Riannodare il tessuto della nostra vita. Quanto ne abbiamo bisogno tutti? Con lo sguardo del narratore, l'unico che ha il punto di vista finale, narratore qui, naturalmente è con la N maiuscola. Ci avviciniamo poi ai protagonisti, però con lo sguardo di Dio. Avvicinarsi al prossimo con lo sguardo di Dio. Ai nostri fratelli e sorelle, attori accanto a noi della storia di oggi. Ecco che cosa fa anche la preghiera. Ci consente di guardare, però con lo sguardo di Dio, alle varie situazioni e alle persone con cui condividiamo la nostra vita. E aggiunge ancora Papa Francesco, sì, perché nessuno è una comparsa nella scena del mondo e la storia di ognuno è aperta a un possibile cambiamento. E speriamo sia sempre in positivo.
ma purtroppo potrebbe avvenire anche in negativo. Anche quando raccontiamo il male, la cronaca nera, purtroppo, non dimentichiamo che questo era un messaggio indirizzato al mondo della comunicazione. Quindi è per quello che il Papa anche continua su questo timbro di argomento. Quando raccontiamo anche il male, la cronaca nera, possiamo imparare a lasciare lo spazio alla redenzione, al bene anche, che c'è anche nel più grande malfattore, a quel raggio di luce, di speranza, di bene che c'è in ogni persona, anche nel più grande peccatore. E quindi lo spazio a questa luce, a questo raggio che può tradursi in redenzione, in cambiamento, in conversione. Possiamo riconoscere in mezzo al male anche il dinamismo del bene e dargli spazio. Purtroppo sì, siamo sempre tentati di evidenziare ciò che non va. Il male che c'è, che accade, viene sempre sbattuto in prima pagina. Difficilmente si parla del bene. Certo, c'era già, penso da migliaia di anni, quel proverbio che fa più rumore un albero che cade che non una foresta che cresce. E purtroppo sì, il male è sempre più sbattuto in prima pagina per tutta una serie di ragioni e di motivi che non stiamo qui adesso a evidenziare. Non si tratta perciò di inseguire le logiche dello storytelling, né di fare o farsi pubblicità, ma di fare memoria di ciò che siamo agli occhi di Dio. Senza mai dimenticarci di ciò che siamo agli occhi di Dio e ciò che ogni persona è agli occhi di Dio, di testimoniare ciò che lo Spirito scrive nei cuori, di rivelare a ciascuno che la sua storia contiene meraviglie stupende, e fossimo capaci, sì, di intravedere e di poi di rivelare le meraviglie stupende che sono contenute nella storia di ciascuno. Per poterlo fare, affidiamoci a una donna che ha tessuto l'umanità di Dio nel grembo e dice il Vangelo, ha tessuto insieme tutto quanto le avveniva. La Vergine Maria. Tutto infatti ha custodito, meditandolo nel suo cuore. Confronta, come dice Luca, capitolo 2, versetto 19. Chiediamo aiuto a lei, che ha saputo sciogliere i nodi della vita con la forza mite dell'amore. Chiediamo aiuto a lei anche per saper come pregare. O Maria, donna e madre, tu hai tessuto nel grembo la parola divina. Tu hai narrato con la tua vita le opere magnifiche di Dio. Ascolta le nostre storie. Custodiscile nel tuo cuore e fai tue anche quelle storie che nessuno vuole ascoltare. Insegnaci a riconoscere il filo buono che guida la storia. Guarda il cumulo di nodi in cui si è aggrovigliata la nostra vita, paralizzando la nostra memoria. Dalle tue mani delicate ogni nodo può essere sciolto.
donna dello spirito, madre della fiducia. Ispira anche noi. Aiutaci a costruire storie di pace, storie di futuro, a tutti i livelli, anche a livello della nostra famiglia, del nostro quartiere, della nostra parentela, storie di pace, storie di futuro. E indicaci la via per percorrerle insieme. Bella dunque questa preghiera con cui un po' concludo questa catechesi sulla preghiera, grazie a questa testimonianza, a questo messaggio di Papa Francesco. A voi ora la parola. Grazie.